Un momento tanto atteso, ma anche di grande gioia, di condivisione, cucinando con MD, perché c'è lui, il re della nostra cucina, Chef Ferio. Buongiorno, ben trovato. Il re con lo scettro, no? Ogni re ha lo scettro, no? E proprio col... Ciao Mariu, buongiorno. Come sta? Sua maestà a me? Sua maestà? No, io resto umile. Vuol prepararti? Ma sua maestà, il piatto di oggi lo chiameremo. Davvero? Sì, guarda che percezione. Guarda solo gli ingredienti. Guarda qui. Non mencali tu, chef, perché guarda. Che ci nasconde, guarda. Allora, un tributo di colori sicuramente. Guarda qui, di qua è più bello, guarda, vedi? Ok. Allora, abbiamo il nostro guanciale, il nostro pomodoro secco, cipollotto fresco, basilico e tanto pecorino. Ma tu lo sai che vedendo come così... Come pasta, il rigatone. Il rigatone è quello che piace a te, ma tu lo sai che vedendo così la ricetta direi, ma che piatto è? Invece tu l'hai nomicato sua maestà... La lardiata. Wow! La lardiata. Subito andiamo al dunque. Mary, gli ingredienti della lardiata sono pochi e conosciutissimi in tutto il mondo. E consistenti, chef Ferio. Quindi noi incominciamo con la nostra padella antiaderente e il nostro cipollotto. Anche qui regole sì, regole no, chi ce lo mette, chi ce lo toglie, chi ce lo mette. E invece noi seguiamo la tua filosofia. Qual la è? Filosofia è quella là, se piace a me può piacere anche agli altri. A noi ci piace come cucini tu, chef Ferio, quindi seguiamo, ti copiamo, gli diamo dritti. Un taglietto a rondelle più sottile. Guarda, io voglio solo il profumo, ma non sentire la consistenza, quindi la tagliamo a rondelle, solo la parte bianca, quindi quella più tenera. Anche perché quella verde è quella più profumata. Uh-huh. E ci serve comunque quella verde? No, oggi la evitiamo, la conserviamo per stasera, le porto a casa e farò una bella frittata con cipollotto e uova. Pure buona come idea. Perché farò... Al tuo ristorante mangiando sul serio? No, proprio oggi a casa tua. Stasera a casa, mi allora, dedico. Pubblico, questa è una esclusiva in anteprima perché Chef Ferio, testuali parole, cucina questa sera a casa della frittata con del cipollotto fresco. Perché dico questo? Non per il fatto che lui cucini, perché lui dice che in realtà a casa non cucina mai, ma cucina solo al suo ristorante mangiando sul serio. Quindi come mai questa scelta? Sarà contenta tua moglie, tua figlia? Perché mi sta venendo la voglia. Non venire meno a questa Senti, promessa. Scusami un attimo, voglio non cambiare padella. Non ecco venire qua. Meno a questa promessa, cambiare Chef Ferio, padella. Ti aspettiamo. Perfetto. Allora, cambiamo padella. Ho sbagliato padella oggi, guarda. Dunque, il bello della diretta, guarda. Siamo pronti però per dedicarvi questo piatto, sua maestà, la lardiata, che sicuramente è di grande simbolo partenopeo. Ma sicuramente. Nelle vostre case chi è che non ha cucinato mai la lardiata? Però noi oggi lo faremo mostrandovi quali sono le peculiarità di Chef Ferio. Allora... Puliamo il guanciale dalla cotenna, il nostro rigatone ha appena 9 minuti di cottura, quindi andiamo a calare. Andiamo a calare, naturalmente. Abbondanti? Calo Ma abbondante? Sì. Calo abbondante, vai. Un piatto anche per la regia. Calo abbondante, quindi nel frattempo il cipollotto sta cuocendo, vedi? E il guanciale, il guanciolone, bello a pezzettoni. Chef, però sai che... Non tutti sappiamo cuocere il guanciale. C'è chi lo fa troppo croccante, chi lo lascia bruciare. Allora Mary, guarda. Il tuo segreto? A me piace sia morbido che croccante. Infatti l'ho tagliato a pezzettoni più grandi, in modo che all'esterno si fa croccante, all'interno rimane morbido. Quindi andiamo a mettere il nostro guancialotto. Vedi? E fra pochi minuti ti lascerà tutti i suoi grassi, nobili, profumati, eccezionale. Ci aiutiamo con un pochissimo sale, in modo che venga più saporito. Allora, stamattina non ci azzecca niente. Pomodoro secco, vedi? Tagliamo a filetti. Quindi nella lardiata preferiamo il pomodoro secco, chef? Oggi sì. Oppure, solitamente, qual è la... Polpa di pomodoro pelato. Polpa di pomodoro. Però il pomodoro secco restituisce un sapore più convincente. Più deciso. Quindi, serata fredda. È buono. E glielo... Poi, con un film magari. No, vedi, Mary, sta diventando già... croccante. In realtà più che vedere io sento, in realtà vedo e ringraziamo la telecamera. Sfrigola. Però
c'è proprio questo buon odore. Buonissimo odore. Allora. Anche se chef, la tradizione, noi oggi stiamo un po' ripercorrendo la tradizione. Ma diciamo, c'è la tua mano, c'è il tuo estro culinario che tutte le volte riesce ad incantare. Però in realtà, dimmi. C'è il mezzanello, no? Come formato. Il mezzanello, il mezzo sito, sì. È vero? Ma a me piace. Però a te piace il rigato, la pasta proprio. Rigata, esatto, come ricordi bene. E uso il rigatone. Il rigatone, va bene, va bene. Allora, Mary, stanno diventando coriandoli, guarda là. Mi sembrano gli struffoli. Sì, è vero. Aumentiamo un pochino. Però che buon odore che c'è, chef. Diciamo che questo è un piatto che possiamo permetterci non tutti i giorni, ecco, perché anche tu sei portatore di quello che è lo stile e stato di vita anche della dieta alimentare, che persegui anche al tuo ristorante Mangiando sul Serio, quindi abbinando quelli che sono i piatti un po' più corposi a quelli più light, a quelli più leggeri. Ma infatti, Mary, però oggi ho evitato il burro. Esatto, però è una coccola che davvero non possiamo alle volte evitare, perché ci viene alle volte quel desiderio così buono che ci riporta appunto in quello che comunque è la gastronomia del nostro territorio, che ci dice, ma sì, trasgrediamo questa non volta. Non se ne può fare a meno, esatto. Mangiamo esatto. Come ci piace e come si deve, magari riducendo un po' la porzione. Ma sicuramente. Ma non io direi neanche di ridurre la porzione, farlo una volta al mese ed essere felici. No? Conviene più così. Bello essere felici, perché Chef Ferri sempre dinanzi ad un allora piatto. Mary, si è sempre felici. Si è sempre felici a tavola. A tavola bisogna predicare la felicità. Ci aiutiamo sempre con l'acqua di cottura. Vedi? E il pecorino invece com'è che lo utilizziamo questa volta, chef? A pioggia, li facciamo fare una pioggia di fiocchi di pecorino. Basilico fresco, vedi? Perfetto. Già si sta amalgamando tutto. Allora, rigatoni 7 minuti, noi a 6 minuti li portiamo su. E li facciamo, come dicono a Bergamo, pappuriare un po' in padella, no? A Bergamo, dicono così a Bergamo? Sì. Più o meno? Più o meno. Bergamo, ma Bergamo alto. Più o meno, sì. Senti, sentiamo solo il rumore, guarda sì. Qua, senti, ascolta. Che musica. Che musica, maestro. Che musica, ragazzi, che musica, maestro. Sua maestà è quasi pronta, chef Ferio servirà. Allora, il rigatone necessita ancora di qualche minuto. Noi nel frattempo ricordiamo i vari procedimenti. Allora, Mario, padella antiaderente, un bel pezzo di guanciale bello alto, perché in modo, mentre il grasso si scioglie, rimane croccante e dentro rimane morbido. Quindi padella antiaderente, io ho aggiunto il cipollotto, se non vi piace eliminatelo. Però poi di fondo che ci mettiamo direttamente per il guanciale? Solo il guanciale, Mary. Facciamo fare rosolare un cipollotto fresco a questo punto. Un cipollotto, ma va benissimo anche una bella cipolla ramata, che è dolce. Quindi una bella cipolla ramata ci sta benissimo. Io ho aggiunto con pomodorino secco. Ci aiutiamo la cottura con l'acqua della pasta, scoliamo e mantechiamo. E fra qualche minuto saremo felici. Quindi padella, fiamma bella alta, viva, accesa. Hai notato che non abbiamo messo né pepe né peperoncino. Però attenzione, non sappiamo ancora qual è il tuo procedimento, quindi sto aspettando. Io lo lascerei decidere a tavola chi piace il pepe e il peperoncino, perché in questo caso con il pomodoro secco già abbiamo quell'acidità che basta. Esatto, quindi a voi la scelta se usare, anzi vi consiglio al posto del peperoncino, olio piccante. Ah, un po' di olio piccante, un po' però, olio piccante. Perdonami chef, dimmi. Come fondo oppure da aggiungere poi dopo? Da aggiungere in ultimo, ognuno nel proprio piatto, a piacimento. Quindi ancora qualche minuto, ritiriamo la cremina,
Abbiamo ancora qualche minuto. C'è bisogno di mantecare, chef, deve insaporire il tanto, ragione. Tanto, deve impregnarsi, Mary. Deve diventare arancione il raviolo, vedi? Deve proprio penetrare, esatto. Proprio quell'olio. Quando è diventato arancione, significa che ha assorbito buona parte del sugo ed è pronto per essere mangiato. Al ristorante Mangiando Sul Serio, questa è una portata che potrete trovare naturalmente ogni giorno e che fai proprio lì per lì. Non in carta, ma a richiesta lo realizziamo, esatto, tranquillamente. Tra l'altro, no, là è un luogo da sempre, laddove sei vicino anche al centro in Grosso Sud, al CIS, per cui tanti imprenditori che da te si approfittano verso l'ora di pranzo soprattutto. E mi chiedono questi piatti, esatto. Veloci, piatti veloci che però ricordino un po' il calore familiare. Perché ma poi, anche perché sì, manca il calore familiare. Col mondo io fuggi, ma rintanati poi nel tuo locale. Hai detto benissimo, sono sempre lontani da casa, quindi gli manca proprio il calore quella familiare. Con la familiare. E queste sono le richieste che la maggior parte vanno a pranzo, ed è vero. E da te ritrovano quella coccola? Eh sì, io li coccolo e li rendo felici. Piatti veloci ma buonissimi, da te preparati. Poi ecco, che onore e privilegio, no, di assaggiare la tua cucina. Allora vediamo. Allora Mary, tacciamo anche questa volta. Io mi taccio. Impiattiamo in piatto già abbondante, in modo che il fortunato assaggiatore di questo piatto ne riceverà un po' di più. Buono. Tanto lardo, tanto lardo. Ma ancora non è finito, Mary? No, no, infatti noi, noi siamo abbiamo qua a contemplarti, chef. Questa cascata, pioggia, come la vuoi chiamare? Di pecorino. Chef, perdonami, ma il letto sempre di pecorino? Sì, ho messo solo per non far sbordare l'olio. Ok, quindi un trucchetto del mestiere. Esatto. Grazie del suggerimento. In modo da tenere il piatto bello liscio, no? Pulito. Mary, che dirti? Fantastico. Saluta presto che devo assaggiare, dai. Io dico chapeau. Grazie a Chef Ferio. Ci ritroviamo nel Cucinando con i Medici tutti i giorni con Chef Ferio. E quante buone ricette che vi preparerà. Tante. Ciao, bacini Mariu. Ecco ciao qua a tutti. Ciao. Buon appetito. Ciao.